un erogatore di acqua a disposizione della cittadinanza. È quello che l'amministrazione di Frosinone ha installato nel piazzale antistante l'ingresso principale della villa comunale, il primo nel capoluogo. Il costo è veramente irrisorio. Per un litro di acqua microfiltrata si spende solo 5 centesimi, a scelta tra quella liscia o gassata. Ciò si traduce in un notevole risparmio sulla spesa dell'acqua per le famiglie e soprattutto un minore utilizzo di bottiglie di plastica. Una buona pratica ambientale. È una grande battaglia che abbiamo vinto con i tempi, con le lungaggini, ma ci siamo arrivati e finalmente abbiamo la possibilità di offrire un servizio che garantisce un'acqua sempre estremamente accurata, estremamente controllata, un servizio che garantisce un abbattimento veramente molto forte del quantitativo di plastica che veniva di solito utilizzato dalle famiglie e, cosa di non poco conto, garantisce anche un abbattimento della spesa economica delle famiglie che può essere quantizzato nell'ordine di qualche centinaia di euro. Quindi molteplici i vantaggi, un risultato che ci soddisfa in modo assoluto. È una iniziativa che ha un carattere sociale, civile e di solidarietà, poi alla fine, e anche di risparmio. L'acqua pubblica, penso che questa postazione d'acqua pubblica sia la prima in provincia, o una delle prime in provincia di Frosinone, e va incontro a due esigenze. Una, quella di limitare il consumo delle bottiglie di plastica, e questo è interessante perché segue anche la politica che stiamo facendo sui rifiuti in questa città, con il porta a porta e la differenziata, e quindi ci sarà minor quantitativo di plastica da smaltire. Due, c'è anche un risparmio notevole per le famiglie. Grande entusiasmo tra i cittadini che vedono di grande utilità il distributore di acqua pubblica. Riappropriamoci dell'acqua nostra, pulita e quindi a disposizione di tutti. Lei personalmente ne soffrirà, quindi? Certo. Noi che siamo qua nei dintorni, veniamo a camminare alla villa, possiamo portare pure 5 bottiglie e riempirle, però la convenienza, ecco, è quella che abbiamo nei dintorni. L'ho assaggiato un bicchiere, sembra buona, speriamo che duri. E l'ho già acquistata. Quindi verrà ad attingere acqua? Sicuramente, perché già vengo a prendere il latte, vengo a prendere l'acqua, anche perché io acqua comperata non ne uso. Io vado alla Fontana della Madonna della Neve e adesso andremo a questa qui, perché penso che sia più controllata, se non altro. Grande fautore dell'erogatore dell'acqua, Luciano Bracaglia, presidente dell'associazione di volontariato Frosinone Bella e Brutta, che ha lanciato l'ipotesi di estendere il servizio anche in zona Cavoni. Visto il successo che riscuoterà questa casetta, perché io sono molto ottimista, credo nella gente di Frosinone sulle novità. Noi di Frosinone Bella e Brutta stiamo organizzando per il 18 settembre una pedalata ecologica sulla pista ciclabile che ci sarà. In quell'occasione vogliamo inaugurare la cassetta ai Cavoni, visto che ormai il processo è avviato e tutto è fattibile. Vediamo adesso se è possibile anche metterla a Cavoni, l'impegno c'è, adesso vediamo se poi è fattibile.